con i suoi collaboratori, la sua compagnia, un progetto per avvicinare i più piccoli al mandolino. In una fascia d'età un po' critica per il mandolino, che è quella più o meno 8-14 anni, perché in Italia, un po' come anche in Europa, lo si può studiare al liceo musicale, lo si può studiare in conservatorio, ma la base della piramide dovrebbe essere quella delle scuole medie, dove molti dei nostri figli fanno violino, pianoforte, chitarra e quant'altro. In quel segmento non c'è nulla. Abbiamo già da 25 anni fatto diverse interrogazioni parlamentari al ministro, solo io me ne ricordo almeno tre. Ci hanno risposto, ci hanno detto: ci siamo dimenticati. Così, giuro, sembra una barzelletta, ma invece ci hanno risposto così: ci siamo dimenticati. Quindi questo più o meno è lo stato dell'arte. Quindi che cosa abbiamo fatto? Pansa, che è una mente che non sta mai fermo, diciamo, ha presentato questo progetto che ha suscitato grande interesse in Europa, è stato finanziato dalla Comunità Europea, da Erasmus Plus, e ci sono diversi partner in questo progetto. C'è la Compagnie VDB di Marsiglia, c'è l'associazione La Secontinon de Mure, c'è la Sosassao, troppe S per me che sono la Seppo, di Madeira, dal Portogallo, e c'è l'Académie de Musique de Malmedy in Belgio, e c'è il Conservatorio Nicola Sala di Benevento per l'Italia. Naturalmente per l'Italia abbiamo anche, diciamo, dei partner che si associano al conservatorio, come l'Orchestra Plettro della Penisola Sorrentina e il Liceo Grandi, insomma una serie di altri partner. Questo progetto ha già, diciamo, avuto due tappe. Sì, dico bene. La prima a Sorrento, l'incontro preparatorio abbiamo tenuto proprio al Liceo Grandi, e ringrazio ancora la preside Pasqua Cappiello, che l'ho invitato, non so se c'è, ma comunque la ringrazio lo stesso. E a Marsiglia in luglio abbiamo debuttato con questa orchestra che vedrete fra poco, di circa 50 elementi, ma soprattutto di 40 bambini. Questa è la cosa più importante. E che cosa volevo dirvi per non scordarmi nulla? Allora, faremo altre due tappe con questo progetto a Madeira.